sono straordinariamente potenti, usati in tutti i campi della fisica e della fisica applicata e dell'ingegneria. In particolare il teorema di Eulero è alla I teta uguale coseno di teta più I volte seno di teta, che ripeto, ricordarlo è facile se ragionate in termini del piano, in termini di una specie di cerchio unitario nel piano complesso. È un teorema straordinario che appare dappertutto. E dovete appunto immaginare una persona che sta guardando un giradischi, quindi si concentra su un punto che fa un moto circolare uniforme, oppure guarda un sistema meccanico che non sta affatto facendo un moto circolare uniforme, perché avete una molla con una particella attaccata all'estremità che sta facendo un moto rettilineo, non è affatto circolare uniforme. È un moto rettilineo, non uniforme, va avanti, indietro, avanti, indietro, ma non è circolare. Quindi, poi avete addirittura un circuito dove non c'è niente di evidente che si sta spostando. Poi, vabbè, uno ragiona in termini microscopici, magari sono portatori di carica, elettroni che stanno avanti e indietro. Però uno ha un circuito, dovete immaginare i fisici di 150 anni fa, che giocavano con i primi circuiti, non c'era niente che stava muovendosi di macroscopico, di evidente. Poi avete, non so, addirittura l'atomo, l'elettrone che gira, se uno crede nel modellino di Bohr o planetario. Poi se uno addirittura crede un po' nella meccanica quantistica, non è neanche evidente che questa descrizione sia corretta. Nel stato fondamentale, un atomo di idrogeno, pensare all'elettrone che gira su un'orbita circolare è falso. Poi avete la generazione della luce, magari per l'effetto Joule, fate circolare una corrente attraverso una resistenza, quando si scalda esce luce, voi vedete. Oppure guardate in un telescopio, che è già un fenomeno che fa uso della propagazione della luce, no? Magari un telescopio ottico, quindi luce che anche il nostro occhio vede, oppure un telescopio radiotelescopio, dove avete onde elettromagnetiche su lunghezza d'onda molto più grande, sono onde radio, per vedere pianeti che fanno un moto circolare uniforme che è più simile al primo sistema che avevo considerato, un giradischi, no? Perché vedete qualcosa che fa un moto circolare. Tutti questi fenomeni, la matematica per descrivere i moti periodici, oscillanti, vibrazionali, cose che vanno e vengono, riciclicità, cose che vanno e tornano, fenomeni ciclici, teorema di Eulero. Quindi nella vostra testa voi avete il piano dei numeri complessi e avete sto numero complesso che sta facendo il moto del giradischi. Comunque, un'altra situazione di serie che dovreste conoscere è questo di Ela X, che è una delle funzioni più belle che ci siano. La definizione di LX è che quella funzione è quando la derivate, cosa vi dà? Se stessa. Quindi è una funzione molto speciale, che il valore della funzione è uguale alla pendenza della retta tangente in quel punto. Quindi la funzione che ha quella proprietà è LX. L'espansione in serie di LX è questa, e in un certo senso l'enunciato del teorema di Eulero, cioè che E alla I teta è coseno, la parte reale di questo numero complesso è coseno e la parte immaginaria è seno, potete vederla giocando con l'espansione in serie di E alla X. Scegliete come X I teta e mettetela dentro la serie che conoscete. E poi cosa vedete? Vedete che avete 1, la X adesso I teta, poi avete I teta al quadrato, ma I teta al quadrato è I al quadrato teta al quadrato, I al quadrato è meno 1, quindi eccolo qua che avete meno 1 che appare. Poi avete I teta al cubo, quindi avete I al quadrato che è meno 1, però c'è un altro I, quindi è meno I, ed eccolo qui, vedete meno I, e quindi voi raggruppate di questa serie, avrete alcuni che sono reali, altri che sono immaginari perché c'è un I tra i piedi. Allora, quelli reali li raggruppate e guarda caso è proprio il coseno. Quelli
che hanno la i, quelli che sono immaginari, mettete in evidenza la i e quindi vi lasciate sotto la parentesi la parte reale, perché avete accantonato la radice da meno 1, e guardate cosa c'è, è proprio il seno. Quindi convincetevi di questo enunciato, ok? Non è una dimostrazione questa, però è un modo per intanto abituarvi all'idea di questo straordinario enunciato. Il modo più semplice per capirlo e usarlo è di ragionare in termini del cerchio unitario. Non abbiate paura di fare questo, vi incoraggio di farlo, guardare i numeri complessi con l'occhio, gli occhiali della trigonometria vecchia che conoscete da anni. Va bene? Sì, alcune cose graziose. Io ho sempre un po' odiato la trigonometria. Quando ero studente io c'era un corso di trigonometria, aveva un libro, Trigonometry. E non erano due formulette, erano un sacco di teorie. Bisognava dimostrare, verificare. E vabbè. Poi nella mia vita, sia da studente, poi universitario, che da fisico, faccio solo fisico applicativo, poi quando scriverò il corso vi racconto un po' cosa fare. Non è che passo la giornata a usare formule di trigonometria, al limite uso queste qua. E ce n'è una che ricorre costantemente, che trovo molto fastidiosa. Infatti non cercherò nemmeno di scriverlo, ma lo ricavo. Per esempio, coseno di alfa più beta. O seno di alfa più beta. Io non me lo ricordo. Voi ve lo ricordate? Ah, facciamo uso di Eulero, no? Ostrega. E alla I alfa più beta. Allora, sicuramente per l'enunciato di Eulero questo vale coseno di alfa più beta più di volte seno di alfa più beta. Questo è l'enunciato del teorema di Eulero. Ma essendo un esponente, un E alla qualcosa, io so fare questo. Questo qua potrebbe essere riscritto così. E alla I alfa più E alla I beta. E questo qua può essere scritto così. Come si fa? Quando io faccio il prodotto di due esponenti che hanno la stessa base, cosa faccio agli esponenti? Mi sommo. Quindi questo qua può essere scritto così. E alla I alfa per E alla I beta. Siete d'accordo? Allora, uso adesso Eulero qui e qui. Quindi questo è coseno di alfa più i volte seno di alfa che moltiplica coseno di beta più i volte seno di beta. Adesso espando. Quindi questo è uguale a coseno di alfa più coseno di beta. Questo per questo, poi questo per questo, quindi ho i volte coseno di alfa seno di beta più i volte seno di alfa coseno di beta più i seno di alfa per i seno di beta. Quindi il seno di alfa per seno di beta per i al quadrato. E cos'è i al quadrato? Meno 1. Si legge qua? Scrivere in piccolo è proprio una tragedia per me. Cioè tenere il gesso ormai è una tragedia. Adesso vedo che questi quattro addendi, due sono reali e due sono immaginari, quindi li raggruppo perché tengo presente che un numero complesso, e questo è un numero complesso, la voglio rappresentare nel modo standard, la parte reale più i volte la parte immaginaria. Quindi la parte reale di questo è coseno di alfa, coseno di beta, l'altro pezzo reale è quello laggiù, per questo beta è uscito male, meno seno di alfa
seno di beta, questa è la parte reale, perché è questo pezzo, questo, più i volte, adesso, e voilà, cosa ho appena scoperto? Confronto questo risultato con questo diretto e scopro che il coseno di alfa più beta è uguale a questa roba qua, che il seno di alfa più beta è uguale a questa roba qua. Ed ecco due teoremi di trigonometria che non mi ricordo mai, ma che col teorema di Euler ricavo in 10 secondi. E tutt'oggi non me lo ricordo. Perché? Perché non mi spreco la fatica di imparare la memoria, perché mi serve così raramente che me lo ricavo quando mi serve. No? Vedete che questo l'avevate già visto? È o non è carino? Altro fatto del teorema di Euler, ma questo lo potevo dirlo dall'inizio, è l'ultima cosa che dirò per il momento, è che in realtà l'enunciato è questo: più o meno i teta è uguale a coseno di teta più o meno i seno di teta, intendendo dire che se per caso è col più e se c'è il meno, se era un angolo negativo misurato in senso orario, no? Allora il numero complesso dov'è? Invece di essere qua, è qua giù. Quindi la stessa parte reale è coseno e la parte immaginaria è meno seno. Ok? Quindi in realtà voi potete integrare questo anche col segno più o meno qui, perché in questo modo avete anche, no? Quindi questo diventerebbe cosa qua? Qua questo diventerebbe così, così. Sì, così e così, e poi state attenti ai segni, insomma. Va bene? Va bene. Ah, a proposito, ho parlato di questo Dio ci ha dato i numeri naturali, il resto l'abbiamo fatto noi. Forse è Dedekind. Date un'occhiata su Wikipedia, non Wikipedia, su Google o qualche motore di ricerca, vi è chiaro, a questa frase: Dio ci ha dato i numeri naturali, e poi mi dite chi l'ha detto. Però altre cose da fare, non è che vi precipito in studio adesso a vedere chi l'ha detto. Stamattina ho detto Kronecker, ma in effetti mentre lo dicevo, che strano, Kronecker è un altro matematico molto importante, ma credo che sia Dedekind, perché Dedekind fu uno che ha sistemato molto bene il concetto di numero naturale, di numero reale. Non so, avete mai sentito parlare di Dedekind? Corsi di analisi. Comunque, se qualcuno si ricorda di controllare chi l'ha detto e poi me lo dice, mi farebbe... Magari mi verrà in mente a me stesso di guardare dopo, ma appena arrivo in studio devo fare delle telefonate e mi passerà di mente. Allora, una cosa che vorrei che lo studente ideale facesse è di giocare con queste serie. Vabbè, ho cancellato ELX, ma io non so, vi racconterò di farne uno con qualsiasi di questi, con coseno. Scegliete di queste espansioni e fate un Excel, una pagina Excel, in cui provate a giocare con queste cose. Per esempio, questo mi esemplifica bene il concetto di approssimazione, no? Un attimo, faccio lo spazio qua. Perché voi sarete degli ingegneri, a meno che non abbandoniate prima, e quindi il concetto di approssimazione, che già avevo discusso, no, della stima lineare, dell'errore, errore assoluto, del fatto che io posso fare stime migliori scegliendo delta x arbitrariamente piccolo, questa è un'altra opportunità per giocare con questi concetti, avere un po' di familiarità, manualità, di vedere cosa succede. Allora vi consiglio intanto, siccome dovete ancora abituarvi al concetto di radiante,
Fate pure un Excel in cui iniziate magari con una colonna di angoli in gradi. Poi dite, programmate l'Excel per convertirlo in radianti. Quindi, dato la colonna dei numeri, la convertite in radianti, prima cosa. Perché queste formule qua valgono in radianti. Se le usate mettendo qua 30 gradi, sbagliate. Perché il risultato che ottenete è per 30 radianti. Quindi come si fa a convertire i gradi radianti? Basta che ricordiate che 2 pi greco radianti sono 360 gradi. Questa è la cosa che va tatuata sul corpo, ok? Oppure se proprio volete fare un po' di spazio, cioè non volete sporcare la vostra superficie, potete far spazio togliendo questo, però a patto di fare 180, ok? Poi, una volta che avete i radianti, programmate il vostro computer, dite a Excel di darvi la risposta di cos'è il seno, o il coseno, il primo. Il coseno. Ovviamente, come dovreste sapere, un calcolatore è una macchina a stati finiti, cioè il coseno che lui vi restituisce non è il valore vero. È un'approssimazione che il calcolatore calcola, giusto? Però presumibilmente la precisione che il calcolatore vi fornisce è molto alta, quindi la prendiamo per il valore vero. Quindi dite a Excel di scrivervi il coseno di questa colonna qua e la chiamiamo vero, ma ovviamente sappiamo che in realtà la vostra calcolatrice, con il suo potere di calcolo, in realtà fa una stima con un algoritmo che qualcuno di intelligente che ha studiato la serie del coseno ha programmato Excel Qualcuno ha programmato Excel a darvi un'approssimazione molto buona di coseno. La prendiamo per quella vera. Poi qui e è evidente che a qualsiasi numero che voi scegliate qua, mettete, lo so, 15 gradi, ci sarà un certo numero di radianti, il coseno vero sarà quello che è. È evidente che il primo numero della serie coseno è una pessima stima. Stai dicendo, il coseno di 30 gradi è 1. Quando benissimo sapete che il cerchio unitario è così, 30 gradi è più o meno così, 1 è qua, vedete che non è 1. Quindi volete una stima migliore, quindi probabilmente una stima migliore già vi dà questo pezzo qui. Quindi scrivete qui 1 meno teta quadro diviso 2 fattoriale, vabbè 2 fattoriale comunque 2. E vedete il valore che viene. Ok? E confrontatelo col valore vero. Non saranno uguali, ma a che cifra non saranno uguali? Quindi date all'Excel la possibilità di, quando fate il formato cella, di dare parecchie virgole, parecchi numeri dopo la virgola. E dovreste vedere che questa qua non è in accordo, c'è un disaccordo. E se volete potreste anche fare una colonna di qual è l'errore relativo. Cioè fate il calcolo della differenza e dividete per quello vero. E quello sarà, e moltiplicate per 100, e quello vi darà l'errore relativo in percentuale. Ok? Volete un'approssimazione migliore? Allora aggiungete questo pezzo. Cioè ogni termine in più che voi usate avrete una stima migliore del valore vero, perché il valore vero richiede una serie infinita. Se voi decidete di troncare la serie in un qualsiasi punto e di considerare solo gli addendi a sinistra, cioè di considerare solo i primi addendi, ottenete una somma parziale, il risultato vero è la convergenza di una serie infinita di numeri. Questa è solo una stima, però è una stima migliore di questa, quindi qua programmate Excel a fare ok? E vedete che per 15 gradi, questo forse è già una buona stima, questo è eccezionale, però ai vostri scopi, se per esempio se mettevate delle colonne qua in cui calcolavate l'errore relativo, quindi di nuovo cos'è l'errore relativo? È l'errore
diviso quello vero. Cosa si intende per errore? Errore è la stima meno vero diviso vero. Quindi fate sto gioco, giocate con questi Excel, convincetevi di avere la sensazione di cosa sta succedendo, di come all'aggiunta di altri pezzi l'approssimazione migliore. Anzi, sapete cosa vi dico? Forse io non vi ho consigliato male, ma potrei farvi un consiglio migliore. Giocate col seno. Perché? Perché il seno ha una prima proposta che è già interessante. Non fatele col coseno, fatele col seno, imparerete in maniera più spettacolare cosa succede. Quindi vi consiglio di usare il seno. A me farebbe molto piacere che qualcuno venisse dentro domani. Quindi il primo termine della serie di seno è già l'angolo stesso. Quindi già scrivere qua il valore vero, quanto è, anzi facciamo così, il valore dell'angolo, quanto è vicino al valore vero? Cioè quanto è buona questa approssimazione qua? Poi qua mettete il successivo, per cortesia. E poi il successivo ancora. E per ognuno di questi provate a guardare l'errore relativo. Ma questo qua, questa parte della colonna, sarà fortemente usato nel corso. Cioè questa approssimazione qua, seno di teta circa uguale a teta quando teta è piccolo, è usatissimo in fisica e vorrei che voi cominciasse già a studiarlo prima che ne parli durante il corso. Guardate questa parte della tabella con molta attenzione, studiate l'errore relativo, vedrete delle cose interessanti che per piccoli angoli, quando il radiante per piccoli angoli, un grado, due gradi, fino a circa 15 gradi, l'angolo stesso è una buona stima del valore del seno. Confondere il seno con l'angolo stesso è una buona approssimazione finché l'angolo è piccolo. Quando l'angolo comincia a essere importante, 15, 20, 30 gradi, allora vi accorgerete che confondere seno di teta con teta commettete un errore che comincia a essere forse importante. Ma chi è che decide se è un errore importante? In fondo, in ultima analisi, siete voi. È l'ingegnere che decide che non vuole commettere un errore superiore al 10% o all'1%. Perché il suo datore di lavoro, noi siamo un'azienda di precisione, non siamo cialtroni, io voglio una precisione di una parte su mille. Allora vi accorgete che forse precisione di una parte su mille, vi accorgete dell'errore già con angoli piccoli. Questo gioco lo faremo durante il corso, quindi io sto solo incoraggiandovi di bagnarvi i piedi. La funzione seno è uno dei più carini con cui giocare. Anche quello E alla X, fate la stessa cosa. Guai ad E alla X è che inizia con 1. Prima di vedere qualcosa di interessante dovete aggiungere X, poi X quadro diviso 2 fattoriale. Però questa è una buona stima che verrà usato parecchie volte quando X è piccolo. Se X è sufficientemente piccolo, e lo farete, vi accorgerete di questo solo giocando, io non ho il tempo né la voglia di piazzarmi qua con un computer e farvi un Excel di fronte a voi, sarebbe troppo sprecone di tempo. Forse durante il corso ho già messo in rete, poi vi dirò il link, alcuni Excel dove questa roba c'è già, quindi se siete proprio pigri andrete a prendere i miei e li guarderete, però non è molto educativo, sfidate voi stessi a farlo da soli. Il concetto vi ho dato, cercate di metterlo sulla carta. Cosa state cercando di imparare? State cercando di imparare quanto è buona una stima e a che punto, qual è l'errore che commettete, ma addirittura qual è l'errore relativo. E se quel valore, errore relativo, voi la ritenete piccola o grande. E quindi voi, giocando con l'Excel, capirete, supponete che io voglio che questa mia stima sia migliore di una parte su mille. Ho due opzioni: o aggiungo un altro pezzo, oppure mi limito a un x più piccolo.
Cioè questa stima qua è buona con un certo grado di precisione finché x è piccolo. Se x è grande, perdo la precisione e ho bisogno di aumentare la precisione come? Aggiungendo un altro pezzo. Ma se sono pigro e non voglio usare questo, l'unico modo per mantenere la precisione è limitarmi a x piccoli. E questo è l'utente che deve decidere cosa fare, l'ingegnere, il suo capo, è la filosofia dell'azienda o l'utilizzo o lo scopo finale di questo oggetto che state fabbricando o che volete usare. Vi esorto con tutta l'energia possibile a fare un Excel di questo e di questo, perché questa approssimazione qua e questa approssimazione qua verranno usate nel corso, ripetutamente. Familiarizzatevi ora, perché io non potrò farlo dal corso, dovremo correre. Va bene. Allora, due nozioni nella mezz'ora che rimane, ancora sulle derivate, che userò nel corso. So che molti di voi non le hanno fatte, probabilmente la stragrande parte di voi non ha mai fatto le derivate parziali. Io dico molto velocemente cosa sono, poi impareremo a usarle nel corso, però voglio poterlo dire adesso così mi risparmio mezz'ora di tempo dal corso. Allora, finora abbiamo avuto a che fare con funzioni che dipendevano da una sola variabile dipendente, arrivate, non so, f di x. Avremo a che fare molte volte con situazioni dove abbiamo una grandezza fisica che dipende da più di una variabile. Per esempio avremo una funzione che possa essere una cosa del genere, con due variabili, funzione di due variabili, o tre. Ammesso che x, y e z, per esempio, siano le coordinate nello spazio, noi viviamo in un mondo tridimensionale, e quindi se abbiamo una grandezza fisica f che dipende da dove si trova nello spazio la particella, dobbiamo prevedere che la grandezza cambierà a seconda che io cambio la x, y e la z, cioè può cambiare cambiando questi tre numeri. Okay? Allora, il concetto di derivata parziale è abbastanza semplice. Poi l'utilizzazione di questa grandezza, di questo concetto invece è più articolata e cresce, e arriverò a discutere le derivate parziali con gradualità. Però sto solo battendo il ferro finché è caldo. Quindi, in questo contesto, qual è la definizione derivata? Con la notazione mia, dei fisici, che è questa, ci stiamo ricordando che una derivata è in ultima analisi un rapporto incrementale in un opportuno limite, quindi la definizione è limite per delta x che tende a 0 del rapporto incrementale. Sto già pensando al derivato parziale. Va bene? Pensiamo a questo problema qua. Allora, voi dovete immaginare che abbiamo il piano xy che disegna in maniera prospettica per il momento, e questo è il valore della funzione. Cioè, come qua facevamo un grafico di questo tipo dove avevamo la retta della variabile indipendente e l'ordinata era la variabile dipendente, potete immaginare, quindi sto facendo un disegno, io potrei rappresentare graficamente una funzione di due variabili con un disegno un po' tridimensionale, dove il piano xy è il piano delle variabili indipendenti e la terza dimensione è quella dove io rappresento graficamente il valore della funzione. Quindi io vedrò una rappresentazione della funzione che potrebbe essere, che so, una specie di montagna, no?
che è definito su una certa zona del piano XY. In ogni punto del piano XY c'è un certo valore della funzione. In questo punto qui magari ho il valore massimo. D'accordo? E l'estensione è la generalizzazione grafica, artistica, di quello che faccio qua. Faccio un disegno della funzione, faccio un disegno della funzione. Quindi nel piano XY è il piano delle variabili indipendenti e la terza dimensione che noi col nostro occhio e nel nostro cervello riusciamo a raffigurare, perché siamo animali tridimensionali, io vedo il valore della funzione. Va bene? Mi seguite? Allora, facciamo un disegno di questo tipo. Prima lo rifaccio, perché ormai è troppo sporco, più facile per me rifarlo. Questo è il valore della funzione, questo è il x, y. Facciamo così la direzione positiva, probabilmente. Quindi immaginate di avere la vostra funzione e per esempio consideriamo questo punto qua, quel punto là. Chiamiamo questo punto il punto P0. E questo punto P0 ha coordinate x0 e y0. Nel punto x0, p0, qual è il valore della funzione? Ah, il valore della funzione sarà un certo valore qua, track. Questo è il valore f x0 y0. Rinuncio a disegnare il resto perché così facciamo un disegno molto spartano. Va bene? Per esempio, che aspetto ha la funzione dove in ogni punto xy il valore vale 10? Dovete immaginare una funzione che vale 10 per ogni punto, quindi è una specie di è un piano, d'accordo? Se al variare del punto nel piano XY la funzione cambia, avrete una funzione più o meno complessa, può essere come la montagna di prima, potrebbe essere una valle, potrebbe essere molto complessa, dovete immaginare le varie situazioni, ma la tenete là nel ok, immagino una funzione astratta, in particolare il valore della funzione nel punto P0, cioè X0, Y0, è questo valore qua, va bene? Adesso facciamo una variazione della funzione, cioè induciamo nella funzione un cambiamento, come? Giocando con le variabili dipendenti. Se qua ho il valore x0, io mi sposto, andavo x0 più delta x e inducevo una variazione della funzione. Il valore originario era questo, la funzione adesso si è alzato perché ho cambiato il punto. D'accordo? Spostiamo un punto, spostiamo quel punto. Giochiamo con le variabili dipendenti per vedere l'effetto che fa. Ma adesso io voglio fare questo, voglio spostarmi in questa direzione, cioè se io mi sposto così, cosa ho fatto? Mi trovo in un punto qui che è x0, vabbè io mi sono spostato di là, spostiamoci in qua, così ho un delta x positivo. Questo è x0 più delta x con un delta x maggiore di 0, ma con lo stesso y0, vedete? Non ho toccato y0. Questo punto ha lo stesso y0 ma ha un diverso x. X, il nuovo x è x0 più delta x. Quindi questo punto, d'accordo? Mi seguite? Avendo cambiato la coordinata x del punto nel piano del dominio della funzione, ci sarà una variazione del valore della funzione. Il valore della funzione in questo punto in generale sarà diverso dal valore qua, a meno che la funzione non è piatta e non cambia niente, potrebbe, cambierà la funzione, quindi avrà un valore diverso, ok? Quindi speriamo che sia questo. Quindi questo è il valore della funzione nel punto x0 più delta x y0. Qua sfido un po' la vostra abilità a visualizzarlo, ma dovete, per capire cosa succede, dovete guardare il piano XY. Questo è un punto che corrisponde a questo punto.
io ho, mi sono limitato a, a mantenere y0, ma ho cambiato x0, quindi ho un nuovo punto. Quindi la funzione è cambiata, il valore della funzione è cambiata. Qual è la variazione della funzione? È f nel punto x0 più delta x, virgola x0, meno f nel punto originario. Ok? Questa qua è la variazione della funzione. Avendo giocato solo con la variabile x, non avendo toccato la y, mi costruisco un rapporto incrementale. Questo è la variazione di f, avendo variato solo la x, non toccando la y, diviso qual è la variazione che ho dato a x. Questo è il rapporto incrementale che costruisco da questo punto e da questo punto. D'accordo? Cosa faccio? Faccio il limite per delta x che tende a 0. Perché cos'è la derivata originaria, il concetto vecchio? È che una volta che ho costruito il rapporto incrementale devo farci poi il limite. Ho costruito il rapporto incrementale, facciamo il limite. E nel limite, e nel limite che delta x tende a 0, questa cosa qua è, si scrive così, è la derivata parziale, lo dico a voce prima di introdurre la notazione, è la derivata parziale di f rispetto a x nel punto x0 y0, nel punto p0. Quindi scriverò, attenzione, è un simbolo di derivata un po' stilizzata per differenziare da questa. È un simbolo fatto così. E poi devo dire che è nel punto x0 p0, nel punto p0, quindi devo in qualche modo scrivere nel punto p0 o qualcosa del genere. Devo ricordarmi che questo è nel punto x0 y0. Come questo qui nella vecchia notazione era così, cioè è la derivata nel punto x0, perché gioco con la variabile, gioco con delta x, ma tenendo fermo x0, poi nel limite che delta x tende a 0, avrò la derivata qua, la stessa cosa. Io faccio il limite di delta x che tende a 0, avrò la derivata parziale nella direzione x qui. Fate un certo numero di questi, fatene 5 o 6 di fila. C'è sempre qualcuno all'orale che non li fa sa fare e mi fa girare tanto gli zebedei questo fatto. Imparate a fare sto simbolo. Fatene un certo uno, come si fa le elementari, fate la E. Cosa fate? Scrivete 100 E. O Bart Simpson, l'insegnante, gli fa scrivere la lavagna 100 volte. Scrivetelo 100 volte finché non lo sapete fare. È imperdonabile venire al mio esame e non sapere fare il simbolo di derivata parziale. Non sto scherzando, mi inalbero subito. Già potete vedere che il primo è riuscito bene e l'ultimo è già schifoso. Questo è mai che bello che è. Ok? Secondo voi cos'è la derivata parziale nel punto I, del punto P0 di F rispetto a Y? Cosa faccio? Invece di capire, invece di andare a studiare l'effetto nel variare la variabile x, lascio stare la x e vario la y. Quindi a questo punto non tocco più la x e casomai mi sposto qui. Quindi vado in un punto y0 più delta y con lo stesso valore di x0. Chiaramente qua avrò un altro valore della funzione che so è questa, e questo sarà f di x0, la vecchia x0 perché non l'ho toccato, ma adesso ho la y0 più delta y. Qua avrò una nuova rapporto incrementale, perché il rapporto incrementale adesso è perché ho variato la variabili dipendenti. Non ho toccato la x, ma ho toccato la y. Quindi ho giocato solo con la coordinata y,
costruisco il mio rapporto incrementale, faccio il limite per delta y che tende a 0 e quello che ho si scrive in questo modo: la derivata parziale di f rispetto a y nel punto P0. Ok? Supponiamo che la funzione avesse tre variabili, x, y e z. Non riuscirei a disegnarlo, eh? Giusto? Non ho modo di disegnarlo, perché se esaurisco la terza dimensione per la dipendenza della variabile z, non riesco più a rappresentare la funzione. Però nella vostra testa di matematici provetti non c'è assolutamente nessuna differenza. E quindi io avrei che la derivata parziale di f rispetto a z nel punto P0 di una funzione che dipende da tre variabili sarebbe il limite per delta z che tende a 0 di f calcolato in x 0, in y 0, ma in z 0 più delta z meno il valore della funzione del punto originario, nel punto si intende P0, tutto fratto delta z, cioè mi costruisco un rapporto incrementale non toccando la x e la y, giocando solo con la z, facendo il limite, quella è la derivata parziale rispetto a z nel punto P0. Quindi vedete che non è difficile generalizzare il concetto per ora, poi ci sono degli aspetti geometrici, perché la derivata era facile capire geometricamente cos'è. Cos'era la derivata? Era la pendenza, la retta tangente. Ma qui quel modo di capire la derivata non funziona più. Cosa si intende la retta tangente a una superficie? Casomai una superficie ha un... In questo tipo di problema, dove avete una f che dipende da due variabili solo, forse si riesce ad arrivare a una comprensione geometrica, perché se voi avete... se il tavolo è il piano xy e la verticale qua è il valore della funzione, immaginate avere una funzione qua, una specie di patata o una valle, e in un punto, questo punto qua, voi avete il valore della funzione, non cercate la retta tangente, ma cercate un piano tangente. Se è in cima a una montagna e il punto del picco e avete un picco che è arrotondato, cioè non è tagliato netto, appunto non ha spigolosità ma è continua, le derivate parziali sono continue, voi potete immaginare che il picco di una montagna qua, io posso individuare nel punto più alto un piano che è tangente, un punto che qui il piano è così, o potrebbe essere così perché magari la montagna è così. Quindi io riesco a immaginare non tanto una retta tangente ma un piano tangente, ma questo aspetto qua dovremmo affrontarlo nel corso. Quindi figuriamoci poi un problema tridimensionale, non riesco neanche a immaginare il piano. Quindi rapidamente a basarsi sulla nostra capacità di visualizzare ci mette in difficoltà, quindi ha più senso sforzarvi un po' per capire geometricamente, almeno nel caso bidimensionale, che avete dei piani tangenti e non più delle rette tangenti, e imparare il macchinario base astratto, perché già in problemi tridimensionali questo fatto di immaginare dei piani non funziona, perché non ci sono, eh? Quindi il macchinario è facile, è una rappresentazione semplice, la visualizzazione è molto più difficile, sarà impegnativo. Attenzione, subito qualche esempio, ovviamente, no? Pensate a una funzione del genere, che so, ax al cubo y al quadrato. Quali sono le derivate parziali? Allora, la derivata parziale di f rispetto a x, cosa dovete fare? È semplice! Dovete, quando fate la derivata parziale rispetto a x, dovete immaginare che la y sia una costante e derivare solo rispetto a x, perché è quello che vi ho appena detto. La derivata parziale rispetto a x, variata la x, non toccata la y.
E quindi, se questo è vero, qual è la derivata parziale di quella f rispetto a x? Pensate a questa come una costante, e questo è uguale a 3 a x al quadrato y al quadrato. Qual è la derivata parziale di f rispetto a y? Shh. Dovete pensare alla x come la costante questa volta, perché la derivata parziale rispetto a y, non toccate la x! E quindi questo diventerà come una costante, allora è 2ax cubo y. Ma subito si nota una cosa che voglio dire, quindi non vi lascio andare finché non vi dico. Notate che entrambe queste derivate sono a loro volta delle funzioni. Questo lo sapevamo già, no? La derivata è una funzione a se stessa e può essere derivata. Questa è una funzione a due variabili che quindi può essere derivata nella direzione x e nella direzione y. E voglio farlo, eh? Portate pazienza. Quindi io voglio fare la derivata di questa funzione qui, ma ho due derivate da fare. Ho la derivata rispetto a x, questo è l'operatore di derivazione parziale rispetto alla x. Shh. È un operatore lineare, l'operatore di derivazione rispetto a x. Io voglio applicare questo operatore a quello. Quindi, in realtà lo sto applicando a questo. Sto facendo la derivata parziale rispetto a x di una derivata che era già stata fatta rispetto a x. La notazione, avrei già potuto fare questo prima. Shh. Un attimo, mi state facendo perdere la concentrazione, se no è un peccato buttare via questi pochi minuti. Vorrei cambiare argomento domani mattina. Già stamattina avevo parlato dell'accelerazione, che era la derivata della velocità rispetto al tempo, ma la velocità era la derivata di x rispetto al tempo, quindi ho la derivata di una derivata. Allora si dice che l'accelerazione è la derivata seconda di x, cioè deriva una prima volta e poi deriva una seconda volta. Questa notazione, che è un grande spreco di gesso, la gente lo semplifica facendo così: derivata seconda rispetto al tempo. Notate dove c'è questo 2, è una notazione, non è qui, è qui. È una notazione, imparatela, è morta lì. Questa è la notazione compatta che risparmia parecchio gesso rispetto a questo. Ma cosa significa? Che derivo una prima volta e poi una seconda volta. Quella notazione, che è uno spreco di gesso, viene generalizzata nello stesso stile e si scrive così: la derivata seconda di f rispetto a x due volte. Però f, questa cosa qua, la funzione anche di y. Quindi potrei voler fare la derivata rispetto a y della derivata che avevo fatto rispetto alla x. È quello che sto per fare assieme a voi. E la notazione compatta è la derivata seconda di f, così. Ok? Si eliminano un po' di gesso. Questa è la notazione che useremo presentemente nel corso. Ok? Facciamo lo sto conto. Qual è la derivata? Guardate, queste si chiamano derivate seconde. Questa è la derivata seconda pura, perché è sempre x chiuso. Questa invece è la derivata seconda mista, perché faccio tutte e due le variabili, prima una e poi l'altra. E da tenere presente, perché poi faremo anche lui per completare l'esercizio, facciamo questo. Quindi ho la derivata seconda di f rispetto a x. La derivata prima l'ho fatta, eccola qua. Per avere la derivata seconda devo derivare questa rispetto a x un'altra volta. Cosa si fa quando si deriva rispetto a x? Si considera la y una costante. E quindi diventerebbe il 2 scende, quindi questo è lo 6ax y al quadrato. Ok? Adesso facciamo la... Ovviamente questa è un'altra funzione di due variabili, potrei andare avanti, fare la derivata terza. La derivata terza pura, la derivata terza ibrida, si generalizza facilmente. Penso che avete capito il gioco, ma voglio completare almeno fino alla derivata seconda.
Qua cosa devo fare? Devo fare la derivata rispetto a y di questo, cioè di questo qua. Derivata rispetto a y vuol dire che devo pensare alla x come una costante, quindi questo diventa 6 a x quadro y, giusto? Fatto giusto? Adesso per completare facciamo la derivata seconda, perché dobbiamo fare la derivata di questo qui. Quindi la derivata seconda di f rispetto a y puro, voglio fare, e la derivata seconda di f ibrida, ma questa volta ho derivo rispetto a x quello che era già stato derivato rispetto a y, quindi è così. Ok? Quindi mi raccomando, questa notazione cosa vuol dire? È la derivata rispetto a x di qualcosa che era stato derivato già rispetto a y. Facciamolo, quindi la derivata seconda di y puro, quindi eccolo qua, è 2a x cubo. Siete d'accordo? Questo invece devo fare rispetto a x, quindi questo è 6a x quadro y. E c'è una cosa sorprendente qua, guardate. Sono uguali. E c'è un teorema che i colleghi matematici vi dimostreranno prima o poi, quando farete derivate parziali, che si chiama il teorema di Schwarz. Come si scrive Schwarz? Forse scrive così. Mi sono dimenticato di controllare prima di venire la lezione. Che asserisce che se la funzione, scusami Antonio se non è giusto, controllerò dopo, sto parlando al docente di matematica, il teorema dice che se la funzione f non ha patologie particolari, vale il seguente enunciato, che la derivata seconda di f ibrida fatta prima rispetto alle x e poi rispetto alle y è assolutamente uguale alla derivata seconda se io avessi scambiato l'ordine di derivazione, cioè se avessi fatto prima rispetto alle y e poi rispetto alle x. Ed è un teorema che useremo molte volte nel corso, specialmente la parte finale di elettromagnetismo. Quindi sta asserendo molto semplicemente che le derivate seconde, ibride, non importa qual è la variabile con cui iniziate a derivare, cioè è indipendente dall'ordine con cui derivate le due variabili. Cioè, se voi volete derivare ibrida rispetto a x, y, se voi fate prima rispetto a x e poi le y, o viceversa, prima le y e poi x, vi dà la stessa risposta. Ok? Non dovete essere paranoici, vi dà la stessa risposta. Va bene? Ci vediamo domani. Ciao, ciao.